Nel 1979, Greta Häusler, un'insegnante austriaca, fonda il Circolo degli Amici di Bruno Gröning. Vuole fare conoscere ai sofferenti l'insegnamento di Gröning, noto come guaritore miracoloso, e la guarigione per via spirituale, base dell'insegnamento. Ma il circolo all'inizio comprende solo pochi amici. Erano sempre situazioni vissute nei soggiorni, mai in albergo o così. Ci siamo recati nei soggiorni, a letto dei malati. Erano visite strettamente personali e casi singoli. Col tempo il circolo degli amici cresce e anche se Gröning nel 1959 muore, si verificano sempre guarigioni stupefacenti. Poi vado a questa conferenza informativa e sento parlare di una forza di cui fino a quel momento non conoscevo l'esistenza. L'accolgo, la lascio fluire in me e poi esco di lì sana. Dopo una settimana era come sparito per incanto e questo fino a oggi. Non ho alcun dolore di schiena, niente più. Dal 22 ottobre 1998, da quella sera fino a oggi, non ho più preso droghe pesanti, né eroina, né cocaina, né pasticche, proprio nulla. Oggi il Circolo degli Amici di Bruno Gröning è una delle più grandi associazioni al mondo che si occupano di guarigione per via spirituale. Gli amici del Circolo si incontrano in più di 100 paesi. I medici esaminano le relazioni di successo e restano impressionati. Che momento è stato quello per me? Un momento speciale. Quando ho visto la documentazione, i referti prima e dopo, da cui risultava chiaro, sulla base di analisi oggettive e non solo sulla scorta di sensazioni, che era accaduto qualcosa, cioè la guarigione. Me lo ricordo ancora, avevo la guarigione registrata al computer e ho guardato lo schermo. Sono rimasto a bocca aperta, fissando a lungo lo schermo. Non mi veniva più in mente niente e oggi provo lo stesso. Non me lo posso spiegare. Quando ogni giorno da veterinario ci si confronta con problemi di salute degli animali, con la malattia, con ogni forma di patologia, la patologia pura, quando si vede che un corpo sano per gradi si ammala sempre più, e poi si riceve una cosa così, questo è puro elisir di vita. Das ist Lebenselixier pur. Il Circolo degli Amici di Bruno Gröning ha anche una casa editrice per fare conoscere l'operato e l'insegnamento di Bruno Gröning agli amici del Circolo e anche al resto del pubblico. Il catalogo delle opere comprende un vasto assortimento, libri, audiolibri, CD, DVD e calendari, come anche una rivista informativa. Tutto è cominciato all'inizio degli anni Ottanta con il desiderio di Grete Häusler di racchiudere fedelmente in un libro gli avvenimenti su Bruno Gröning. Avendo ricercato invano uno scrittore, alla fine ha deciso di mettersi lei al lavoro. Allora ha scritto il libro intitolato Questa è la verità, su e intorno a Bruno Gröning. Semplice e ingenua, è andata a bussare ad ogni casa editrice. Pensava che avrebbero fatto a gara per stampare il libro, invece niente. Nessuno voleva il libro che aveva scritto su Bruno Gröning, su una persona morta. E allora che cosa ha fatto? Ha fondato lei una casa editrice con questo unico libro. Non si è lasciato ostacolare da niente. Non ha permesso che le mettessero dei limiti. Nel 1984 compare la prima edizione del libro di Grete Häusler. Con questa è deposta la prima pietra per l'ampia letteratura su Bruno Gröning. Già 10 anni prima, nel 1974, aveva cominciato a pubblicare testi per le comunità che tutti gli amici ricevevano gratis 4 volte l'anno. È così che mia madre ha iniziato, chiedendo in pratica agli amici di scrivere un contributo. Ha detto: scrivete quello che avete vissuto, quello che avete riconosciuto nel come è avvenuta la guarigione. Ha raccolto poi tutti questi contributi in un opuscolo istruttivo, mettendo dentro sempre anche una parte della conferenza di Bruno Gröning, in modo da essere sempre collegati con il circolo degli amici, con l'opera, l'insegnamento e per poter imparare da ciò. La fondazione della casa editrice rappresenta il passo non solo per pubblicare gli scritti agli amici delle comunità,
ma anche per portare al pubblico la letteratura su Bruno Gröning. Fino al 1989, Grete Häusler pubblica altri tre libri. Successivamente si aggiungono altri autori e questa casa editrice diventa la Grete Häusler Edizioni. Dopo abbiamo vissuto davvero un periodo meraviglioso in cui molti amici hanno creato tante opere, musiche, film, libri. L'assortimento della casa editrice si amplia continuamente. In questo la Grete Häusler Edizioni si distacca molto dalle aziende attuali del settore. Oltre al lavoro volontario dei collaboratori, c'è anche un'altra particolarità. Mentre al di fuori del circolo, come sempre, gli articoli vengono venduti attraverso il commercio librario, nel circolo non avviene più alcuna vendita. Die Freunde kommen an den Büchertisch. Gli amici vengono al tavolo dei libri, li guardano, scelgono quello che desiderano avere e il responsabile dei libri glielo consegna con amore, chiedendo un'offerta libera. Un amico dà poco perché ha poco, ma un altro amico che ha di più materialmente darà di più. È semplicemente così che a ognuno deve essere data la possibilità di ricevere queste cose. I libri della casa editrice vengono già tradotti in più di 40 lingue. Il lavoro di traduzione è cominciato, come tutto nel circolo degli amici, in piccolo. Sì, era così che la signora Häusler mi ha chiesto se volevo occuparmi delle traduzioni, quando già alcuni amici si erano attivati per l'inglese e il francese. Il polacco è arrivato subito, poi il russo, il rumeno e lo spagnolo. Così prima abbiamo tradotto per le lingue europee e poi sono arrivate le lingue di altri continenti e infine quelle asiatiche. I traduttori venivano sempre più, a quel punto poi direttamente per il russo. Il polacco e hanno sperimentato guarigioni, aiuti e volevano aiutare. Sì, poi la signora Häusler ha sempre fatto appelli in cui cercava traduttori nelle lingue straniere. A quel tempo le relazioni pubbliche consistevano in uno spazio informativo nell'area pedonale e per me era chiaro che qui nel circolo degli amici l'esperanto non c'entrava nulla. Ne ero convinto. Ma la signora Häusler ha sempre continuato a fare appelli e poi ha detto «Sì, dobbiamo usare ogni mezzo». Sì, e allora ho iniziato a tradurre. Allora l'ho reso noto nel mondo dell'esperanto. Nel 1992 a Vienna c'era il Congresso Mondiale di Lingua Esperanto e lì abbiamo preso indirizzi da tutto il mondo. La signora Häusler ha tenuto una conferenza informativa in cui diversi esperantisti della Polonia le hanno dato l'indirizzo. A me la signora Häusler ha dato 18 indirizzi di esperantisti polacchi. Ho preso contatto con loro e hanno organizzato le prime conferenze informative in Polonia. Nell'agosto del 92 sono andata in Polonia e lì, in 7 città, ho tenuto delle conferenze informative. Molti interessati hanno dato il loro indirizzo e da questo sono nate 7 comunità in Polonia. All'inizio era così che le ore di comunità avevano luogo solo una volta ogni trimestre. Io andavo in Polonia 4 o 5 volte l'anno, tenendo lì le ore di comunità. Solo dopo circa un anno si sono formate qui in Polonia le guide di comunità e in questo modo le comunità si sono rese indipendenti. Nel frattempo in Polonia ci sono moltissime comunità e si organizzano regolarmente dei convegni come nel 2007 all'Università di Danzica. Come in Polonia, anche in altri paesi dell'Europa dell'Est, la costruzione delle comunità di Bruno Gröning comincia più per caso. Molto nasce più o meno da solo e si inserisce in modo armonico senza essere stato pianificato. Eravamo in viaggio durante le feste di Natale, deve essere stato il 1991-92 a Dresda con la signora Häusler. Ci eravamo un po' persi e volevamo chiedere ai passanti come arriviamo in questo o quel posto. Allora incontravamo solo russi.
Eravamo arrivati per caso in un quartiere dove evidentemente abitavano tanti russi. Allora abbiamo pensato, sì, in Russia, dobbiamo andare anche lì. Io allora volevo subito darmi da fare, cominciare a cercare contatti. E la signora Häusler mi ha detto, piano, aspetti signor Fortman, c'è ancora tempo. Quando poi un anno e mezzo dopo pensavo che ormai con la Russia non se ne facesse più niente, la signora Häusler all'improvviso ha detto, ho adesso il pensiero che ad agosto dobbiamo andare in Russia. Questo però avveniva già poche settimane prima della partenza e noi non avevamo contatti concreti a cui rivolgerci. A quel punto la signora Häusler è andata anche a Filsmoos, alla settimana dei giovani, consegnandomi la sua cartellina con quei pochi indirizzi e dicendo, signor Fortman, guardi un po' come possiamo organizzare questo viaggio. Mi ricordo ancora di come mi sentivo perplesso. Ho messo la cartellina sul tavolo dicendo, Bruno, come facciamo? Ti prego, aiuta. Allora la cosa si è fatta interessante. Dopo pochi giorni suona il telefono. Prima era la signora Wozniak che dice «Sì, abbiamo un radioamatore a Posen che ha contatti con altri radioamatori a Sambor, in Ucraina, e sono interessati. Allora abbiamo costruito tutto attraverso questo contatto. Il fatto di poter arrivare a Sambor rappresentava il primo obiettivo. Il secondo era il professor Galperin di Mosca, che ci ha offerto di preparare per noi delle conferenze nell'Università di Kiev. Così siamo potuti arrivare a Kiev. Quindi avevamo due obiettivi, ma questi dovevano essere tre. Poi, dopo qualche giorno, ha chiamato la signora Annie Pesch, l'attuale guida regionale, dicendomi che c'era da noi una donna di Tiraspol in Moldavia, che non avevo mai sentito prima, che era stata in Germania e aveva sentito dell'insegnamento di Bruno Gröning. Era stata introdotta all'insegnamento e aveva ricevuto una guarigione spontanea. Era entusiasta e aveva detto, dovete venire una volta da noi. Così avevamo il nostro terzo obiettivo. Non c'è mai stato un piano strategico che il circolo abbia pianificato dall'inizio alla fine. Penso che non si potrebbe farlo. Attualmente, nella maggior parte dei paesi di lingua russa, ci sono amici e comunità di Bruno Gröning. In diverse regioni si tengono regolarmente dei convegni. Nel maggio del 2007, Grete Häusler va a visitare, assieme agli amici della Germania, un convegno a Cogetao in Kazakistan. Da tempo, a livello medico, esistono stretti legami con diverse università. Nel 1999 un gruppo cinematografico accompagna il dottor Kamp a un viaggio in diversi stati dell'ex Unione Sovietica. Dal 1992 i medici del gruppo medico scientifico specializzato tengono conferenze informative per tutto il mondo davanti a gruppi di persone interessate, colleghi e studenti. Si tratta della conoscenza fondamentale sull'agire della forza vitale. Questo un medico dovrebbe saperlo. Seguendo un impulso ho iniziato a tenere conferenze informative, perché queste non lo si può tenere per sé. Poi sono stato alcuni anni in Russia con una collega, era primario anestesista qui in Germania, però viene dalla Russia. Siamo stati a San Pietroburgo, a Mosca, a Samara, a Omsk, quindi nelle più diverse città russe, e lì abbiamo parlato anche davanti a studenti di alcune università, come ad esempio a Dniepropetrovsk in Ucraina. Il signor Gröning ha detto che questa forza la può prendere ogni persona, anche voi. A Mosca, il dottor Kamp visita anche il centro di ricerca russo di medicina tradizionale, dove ha luogo un'ora di comunità del Circolo degli Amici. Lo stesso direttore dell'istituto, il professor Galperin, è un amico di Bruno Gröning e all'inizio degli anni 90 ha svolto un ruolo importante per fare in modo che il Circolo degli Amici di Bruno Gröning si stabilisse in Russia. Per me è importante dirlo, questa comunità, questo insegnamento, questo sistema porta in sé il bene, la gioia, la pace, l'amicizia.
e la volontà di fare alla gente solo del bene. Noi insegniamo a tutti quelli che vengono e che vogliono orientarsi all'insegnamento ad accogliere nuovamente la calma, a essere buoni. Qui le persone imparano il principio di uguaglianza, di fiducia e la volontà di fare del bene al prossimo. Poi da Mosca il signor Kampa si reca a Cogetao in Kazakistan. Anche qui tiene conferenze informative in pubblico. L'affluenza dei bisognosi di aiuto interessati è enorme. A farci visita c'era anche il dottor Kamp. Era una visita che aveva un grande significato per la veloce diffusione dell'insegnamento. Quando è venuto da noi per la prima volta, ha organizzato insieme agli amici tedeschi nel nostro palazzo centrale un incontro con gli abitanti a Cogetao. Tutto quel grande edificio non riusciva a contenerli tutti. C'era moltissima gente. Bruno Gröning ha detto: questa forza, la forza divina, è presente in abbondanza per ogni persona. Bruno Gröning dice: Non costa nulla e ognuno può utilizzarla per sé se impara ad aprirsi nuovamente ad essa. Questo è quello che Bruno Gröning ha detto. Nell'ospedale di Cogetao, il dottor Kamp tiene una conferenza davanti ai medici. Anche la dottoressa Koltunova, direttrice dell'ospedale, è amica di Bruno Gröning. Nel 1998 lavoravo come direttrice dell'ospedale regionale. Clara Zippel, la guida del circolo degli amici di Bruno Gröning a Cogetao, si è rivolta a me. Mi ha pregato di verificare lo stato di salute di Nikolai Ivanovich Konchar e di farne un commento medico. Quando ho conosciuto il signor Konchar e la sua storia, ero sbalordita nel vederlo seduto di fronte a me pieno di salute, nonostante tutte le diagnosi che erano nella cartella. Questo mi ha così stupita da risvegliare anche in me un grande interesse per questo insegnamento. Non avevo mai sentito nulla del genere. Prima di ciò non provavo interesse per gli insegnamenti spirituali e come molti medici non credevo nei miracoli, ma per me qui si trattava di un vero miracolo. Quest'uomo aveva avuto 3 ictus, tutto il lato sinistro e il braccio destro erano gravemente paralizzati. Per anni aveva perso completamente l'uso della parola e riusciva solo a balbettare. Poi aveva avuto un tumore al polmone, era stato operato e a seguito della formazione di una fistola si era sviluppata una ferita cronica purulenta che si bagnava continuamente e faceva così tanto male da dover prendere forti antidolorifici. Quest'uomo era arrivato alla fine. Allora è stato introdotto all'insegnamento e poi dopo mi ha raccontato, dopo la ricezione della forza, ha avuto dolori fortissimi nelle parti paralizzate e ha creduto fossero dolori di guarigione. Quando mi sono ripreso ho sentito delle onde dai piedi fino alla testa, una dopo l'altra. Mi sembrava che mi si rizzassero i capelli sulla testa. Poi i dolori sono diminuiti. Non sono completamente scomparsi, ma io li sentivo come lontanissimi. Mi sentivo così bene che per la gioia mi sono messo a piangere. Miglioravo di giorno in giorno. Non so dopo quanto tempo con esattezza, ma sicuramente non più di poche settimane, ha potuto di nuovo parlare, camminare, ristabilendosi completamente. Dopo 3 mesi la ferita, che era aperta da 5 anni, è guarita completamente. Oggi è rimasta solo una cicatrice. La ferita si presentava così, ma è guarito tutto. I medici di lì, soprattutto i 2 primari dell'ospedale, erano molto entusiasti.
e hanno subito acconsentito a collaborare qui, nel gruppo medico-scientifico specializzato, grazie a questa incredibile guarigione a cui avevano assistito. Ho pensato che forse questo insegnamento sia l'unica possibilità di ricevere aiuto in quest'epoca. Perciò ho parlato anche ad altri medici dell'insegnamento, invitandoli nella comunità. Così ho fondato una nostra comunità di medici a Cocksitau. Sono giunto all'insegnamento di Bruno Gröning in anni difficili per la Repubblica del Kazakistan, quando c'erano le macerie e nessun medicinale. Le persone avevano davvero bisogno di aiuto. In quel momento l'insegnamento di Bruno Gröning è stato per noi un grande sostegno. Una tra le guarigioni più sbalorditive del circolo degli amici l'ha vissuta Pavel Shemet di San Pietroburgo. Era ormai arrivato alla fine quando una studentessa tedesca gli ha parlato di Bruno Gröning. Nel 1993 sono venuta qui per studiare la lingua e poi sono arrivata nella famiglia di Tania e Pavel. Allora lei mi ha raccontato che Pavel si trovava a Chernobyl e aveva assorbito tutte le radiazioni perché era stato chiamato a lavorare proprio accanto al reattore per pulire e mettere a posto. A causa dell'enorme quantità di radiazioni assorbita durante i lavori eseguiti a Chernobyl dopo l'incidente al reattore atomico, già nel 1993 lui non poteva più leggere né camminare e a causa dei terribili mal di testa non si reggeva più in piedi e perdeva coscienza. Nel 1986 ho partecipato alla rimozione dei danni causati dall'incidente al reattore atomico di Chernobyl. Il 26 aprile abbiamo evacuato la gente. Il 2 maggio abbiamo fatto i lavori di pulizia, risistemazione e liberato la via al reattore. Alla fine del 1987 e 1988 sono dovuto andare in ospedale. Avevo problemi di salute. Non riuscivo a tenere niente in mano e non riuscivo più a leggere. Sono dovuto restare a lungo in ospedale. Nel 1992 sono rimasto per quasi tutto l'anno a letto in ospedale. Poi mi hanno dimesso. Soffriva di perdita di memoria. Ingrassava tanto, emanava un odore di cadavere. Non riusciva più a tenere in mano la pentola, la tazza gli cadeva dalle mani, rompeva sempre qualcosa. Non controllava né le mani né i piedi. Spesso mi sentivo malissimo. Perdevo coscienza e mi distraevo. Era sempre così. Non riuscivo più a muovermi e neanche lo volevo. Ho trovato un referto dell'Accademia Militare da cui si vede che la malattia era connessa ai lavori di pulizia fatti dopo l'incidente alla centrale atomica, nonché al servizio nelle aree inquinate. La malattia si era così estesa ad avere danneggiato gravemente il cervello. La medicina moderna non poteva più aiutarlo e si può dire che Pavel Shemet fu dimesso per andare a morire a casa sua. È andata così che io, in tutta questa situazione, le ho parlato di Bruno Gröning. Ho fatto l'Einstein
e ho pregato Bruno Gröning per la salute di mio marito e si è sentito sempre meglio. Ho cominciato a camminare, riuscivo a muovermi. Poi è proseguito così, non so più neanche per quanto tempo. Ho recuperato le forze. La mia vita è ricominciata. Ci siamo sempre tenuti in contatto e così ho saputo di come un pezzetto alla volta ha recuperato sempre più forza ed è ritornato sano. Mi sento meglio, riesco a muovermi. Posso camminare, lavorare, aiutare nei lavori di casa e mi sento bene. Qui ha fatto il giardino, ha fatto tutti i lavori pesanti di giardinaggio, iniziando anche a costruire questa casa. Sì, può fare tutto nuovamente, cammina veloce, corre più veloce di me. Ho sempre problemi a stargli dietro. Può fare ogni lavoro. Sì, ho potuto vivere tutto questo, di come ha riacquistato la salute. Che quest'uomo si trovasse di fronte a me completamente sano è un fatto inspiegabile. È inspiegabile dal punto di vista medico. Le malattie croniche causate dalla pesante esposizione alle radiazioni portano alla morte, come è successo a molti suoi colleghi. E per lo stadio avanzato dei disturbi si sarebbe dovuto aspettare un destino simile. Dopo la guarigione di Pavel Shemet, anche a San Pietroburgo nasce una comunità. Con la diffusione del circolo degli amici in sempre più paesi, anche per Grete Häusler comincia un periodo intensissimo. Se fino a quel momento, per guidare gli amici, si era mossa soprattutto nei paesi di lingua tedesca, ora il suo lavoro si sposta sempre più all'estero. I viaggi sono cominciati già nel 1994. A quel tempo si trattava ancora di pochi singoli viaggi in cui accompagnavo la signora Häusler. Ma i viaggi si sono intensificati sempre più e da circa 3-4 anni, ogni fine settimana dall'inizio dell'anno, viaggiamo insieme. Quest'anno siamo già andati in Messico, in India, in Sud America, a Lima, in Perù. Poi nel Nord America, negli Stati Uniti, ma anche in diversi paesi d'Europa. Ecco la verità su e intorno a Bruno Gröning. Odio istina o i occhi Bruno Gröning. Vi wollen jetzt. Ora vogliamo vivere una bella ora di comunità. Siamo in Messico e qui abbiamo delle comunità meravigliose e degli amici meravigliosi. Liebe Freunde, queridos amigos, auch ich begrüße Sie. Cari amici, anch'io vi do il benvenuto con tutto il cuore al nostro convegno di primavera 2007 qui a Lima. Quiero saludar con todo mi corazón. Liebe Freunde. Dear friends. Cari amici, anch'io voglio darvi il benvenuto con tutto il cuore al nostro convegno di primavera 2007 qui in Australia. And I also wish to warmly welcome you to our conference. Viele Male sind wir geflogen. Abbiamo preso molte volte l'aereo e spesso abbiamo anche dovuto cambiare volo in grandi aeroporti da un aereo all'altro. Io poi, da cavaliere, volevo portarle il trolley. Aveva sempre con sé un trolley e una borsetta. Così le ho detto che potevo portarglielo io, ma lei risponde: «Signor Fortman, servire sì, ma non fare i servi». All'inizio questa cosa non l'ho capita. Ho pensato, ma sì, se porto il trolley. Ma poi ho capito che per lei era importante non essere servita.
ma ha sempre pregato che la si aiutasse a compiere questo compito. Ha sempre separato nettamente le cose. Nell'agosto del 2007, Grete Häusler è andata a Danzica, la città natale di Bruno Gröning. Insieme agli amici visita la piazza su cui si affacciava la casa di famiglia di Bruno Gröning. Liebe Freunde, danken wir, dass wir. Cari amici, ringraziamo di poter essere qui oggi a quest'ora. Qui Bruno Gröning ha trascorso il periodo più lungo della sua vita. Qui è nato. L'infanzia l'ha vissuta in questa casa e poi l'adolescenza. Ora vogliamo andare nel bosco, lì dove si rifugiava Bruno Gröning da bambino. Bruno Gröning als Kind geflüchtet ist. Cari amici, quale compito ha ricevuto Bruno Gröning? Bruno Gröning hat uns das Ziel gesetzt. Bruno Gröning ci ha posto davanti l'obiettivo. Er hat gesagt, ich führe sie weiter auf den göttlichen Weg. Ha detto, vi porto avanti sulla via divina. Se avete deposto tutte le cattive qualità attraverso l'insegnamento di Bruno Gröning, allora potete diventare una cosa sola con Dio. Su questa via ci troviamo tutti noi, amici di Bruno Gröning. Questa è l'ultima volta che Grete Häusler ha parlato agli amici di Bruno Gröning. Poi, nel pomeriggio al convegno, le è mancata la voce. Nel pomeriggio è successo così, che lei voleva aprire il convegno ma non riusciva a parlare. Allora ho avuto io l'incarico di svolgere quella parte. Poi, la domenica, dopo il convegno, siamo tornati a casa, con l'aereo. Per il nostro volo si doveva perfino salire su per tutta una scala e la signora Häusler è riuscita a salire fino in cima. Ce l'ha fatta. Poi abbiamo fatto tutto il viaggio e lei è anche riuscita a scendere. È andato tutto bene. Di notte, alle 3, l'abbiamo accompagnata a casa, a Hennef, e lei voleva restare lì, sola. Voleva dormire da sola. Sì, e lì, 10 giorni dopo, è tornata a casa da Dio. Gli anni trascorsi con lei sono stati preziosissimi e io ho potuto imparare tante cose da lei, cose che altrimenti non avrei potuto mai apprendere. Quello che lei ci ha dato, quello che ha dato alla gente.
da persona guarita da Bruno Gröning, come altre migliaia e migliaia di persone, lei ha accettato completamente questo compito e si è presa cura della costruzione di quest'opera. Oggi ci sono comunità in tutto il mondo, in 83 paesi, in cui le persone possono vivere aiuti e guarigioni, esattamente come allora con Bruno Gröning. Dal 2007 Dieter Häusler a guidare il circolo degli amici di Bruno Gröning. Ora viaggia per tutto il mondo e prosegue il lavoro della madre. Una volta non si sarebbe mai potuto immaginare che il circolo degli amici un giorno avrebbe raggiunto tali dimensioni. Ancora mi ricordo bene di quando avevo 17-18 anni e avevo un convegno internazionale che aveva luogo nel soggiorno della nostra casa. C'erano amici dall'Austria e dalla Svizzera, tutto qua. Non erano davvero moltissimi gli amici a conoscenza di questo. Mia madre mi disse: «Dieter, questo insegnamento di Bruno Gröning si diffonderà per tutta la terra». Ok, l'avevo ascoltata, ma vedendo la situazione, devo essere sincero, avevo i miei dubbi. Non sono riuscito a crederle del tutto. Se ora ripenso a questo, mi dico: aveva ragione lei. Lei allora già sapeva che questo insegnamento ha in sé un potenziale infinito che si diffonde su tutto il pianeta Terra. Oggi vedo che abbiamo il circolo degli amici in ogni continente. Così, le parole che lei aveva detto, l'insegnamento si diffonde su tutta la Terra, si sono avverate. Aveva ragione lei. Nella prima metà del 2008, Dieter Häusler viaggia in molti paesi del mondo guidando i convegni. Uno dei suoi primi viaggi lo porta a New York. Negli Stati Uniti allora c'erano già migliaia di amici di Bruno Gröning e tante comunità. Le attività del Circolo degli Amici sono cominciate nel Nord America già negli anni 90. Nel 1997 la signora Häusler ha cominciato a costruire in America. C'era una comunità che si è poi sciolta di nuovo, l'ha ricostruita, ma si è di nuovo sciolta. È stata anche a New York e lì ha messo le basi. Soprattutto in America c'erano pochissime comunità. Se ricordo bene, ce n'erano 4 o 5, una a Chicago e una molto piccola a New York. Erano degli inizi molto modesti. Era così che avevamo anche organizzato delle piccole conferenze informative dove gli amici si erano anche dati molto da fare, ma le persone interessate erano sempre pochissime. Avevamo anche fatto un primo convegno, ma c'erano solo pochi amici, forse 10 o giù di lì, pochissimi. Poi ha cominciato a fiorire seriamente quando i signori Camp sono andati lì e hanno organizzato le conferenze informative con i medici. Siamo arrivati a New York a notte fonda e siamo andati direttamente alla conferenza, arrivando anche con 3/4 d'ora di ritardo. Era la prima conferenza a New York, si trattava di 3 settimane, poi a Toronto, dopo a Ottawa all'università e quindi a Vancouver, poi a Los Angeles. A Los Angeles erano solo 2. Dopo ho ricevuto l'invito per l'Università di Medicina a Tucson, in Arizona. Lì erano 150. Di anno in anno la cosa è cresciuta sempre più e l'anno scorso si è raggiunto il massimo con quasi più di 150 conferenze nel corso di 2 mesi. Quest'anno, 2006, è stato il 100° compleanno di Bruno Gröning. È nato nel 1906. Nell'autunno di quest'anno abbiamo tenuto circa 190 conferenze nel Nord America. Erano 10 o 12 viaggi con 10 o 12 medici diversi, organizzati tutti come viaggi in 190 città. Quando vado in America occorre rimanere lì da una settimana a circa 10 giorni e ogni giorno si tengono da 1 o 2 conferenze in città diverse. Naturalmente è faticoso, è relativamente pesante. Una volta sono andato là ed ero stanchissimo. 20 ore di volo e poi un piccolo spuntino e via la conferenza. Ero stremato, riuscivo a malapena a tenere gli occhi aperti e dovevo perfino tenere una conferenza sulla trasmissione della forza. Qual è stato il risultato?
c'erano 35 persone e due hanno ricevuto la guarigione spontanea. Una persona da un disturbo di cui soffriva da 15 anni. Così poi uno si dimentica di tutto. Avevamo una conferenza a New York per una grande fiera sul benessere e tra gli interessati c'era anche un signore che soffriva di una sindrome alla cervicale da molti anni. Quest'uomo aveva quasi 60 anni e il problema era grave. Non appena girava il collo, gli venivano dei dolori alla nuca. Riusciva appena a muovere il collo, faceva solo dei movimenti minimi. Dopo la conferenza è venuto da noi e ha detto: «Posso girare la testa!» L'ha girata a destra, a sinistra, in alto, in basso. Era felicissimo. Non aveva più niente, nessun dolore, niente. Non voleva più staccarsi da noi. Durante un'altra conferenza negli Stati Uniti c'era un uomo che per 10 anni aveva sempre sofferto di dolori a causa di un'ernia. Qui, nella regione lombare. Lo avevano già operato, dopo l'operazione era peggiorato. Non poteva restare a lungo seduto, ma a quella conferenza ci è riuscito. Solo dopo ha notato che era rimasto seduto per 2 ore, senza dolori, ed è continuato a rimanere libero dai dolori. La nipote di un aiutante, il quale collaborava lì in America, soffriva di una amebiasi contratta in guerra nel 1990. La cosa era andata così avanti che le dovettero togliere tutto l'intestino crasso, modificatosi a seguito di una grave infiammazione. Non esiste una cura reale per questo problema. Non poteva essere trattato con le medicine e neanche più chirurgicamente. Aveva dolori continui, doveva andare al bagno 20 volte al giorno e perdeva sangue, muco e così via. Gravi crampi al basso ventre. Questa era la sua vita dal 1990 fino al 2004. Poi è venuta alla conferenza e durante la conferenza ha vissuto una cosa meravigliosa, ma non ne ha parlato neanche dopo. 2 settimane dopo tutti i disturbi erano scomparsi. Non soffriva più di dissenteria, nessun dolore. Si è recata regolarmente dall'internista per dei controlli, che è rimasto senza parole. Non riusciva a spiegarsi come mai ora all'improvviso tutto fosse normale dopo 15 anni. Ha rifatto la biopsia per controllare, non c'erano più alterazioni del tessuto, nessuna alterazione della mucosa intestinale, era sparito tutto. Quindi lei ora si sente bene, ha riacquistato la forza, l'energia che le mancava, ha detto che si sente rinata. Per lei è stata un'esperienza meravigliosa. L'ho saputo solo 6 mesi più tardi a New York, quando abbiamo fatto un circolo di lavoro, e poi lì ho saputo di questa guarigione. Anche la guida del paese degli Stati Uniti, Richard Leo, viene a sapere di Bruno Gröning a una conferenza informativa medica. Sente alla radio la notizia e ne è incuriosito. Mi ricordo che ero a casa, nelle cascate del Niagara, New York. Ascoltavo una trasmissione alla radio di mattina presto. Un annunciatore parlava con un medico in Germania dell'insegnamento di un uomo di cui non avevo mai sentito nulla. E che diceva di come i nostri pensieri e anche quelli degli altri influenzano la nostra salute. Così una settimana più tardi sono andato a una conferenza medica nell'Università di Buffalo. Quando mi sono trovato nella sala, appena è iniziata la musica, ho sentito qualcosa nel mio corpo. Era come se tutto formicolasse. E me lo ricordo, è stata un'esperienza molto emozionante. Ne ero commosso. Non ho mai più dimenticato questa prima volta. Ero così emozionato, ascoltavo la conferenza e mi suonava familiare. Non avevo mai sentito parlare prima di Bruno Gröning, ma quello che diceva mi sembrava noto. Mi sono detto, queste sono anche le mie convinzioni, io ci credo. Dopo, al termine della conferenza, ho detto al dottor Camp, penso che dovremmo cominciare a fare qualcosa così a Buffalo, New York. Credo di poterlo fare. Questo è stato l'inizio della mia attività nel Circolo degli Amici. Nel periodo successivo, anche lo stesso Richard Leo riceve la guarigione. È liberato dall'artrite reumatoide, da una sindrome cervicale, da un'allergia ai gatti e dalla depressione. Anche altri amici negli Stati Uniti vivono guarigioni stupefacenti. Da quando avevo circa 8 o 9 anni, forse 10,
Soffrivo di depressione. Non sapevo esattamente cosa non andasse. Sapevo solo che non stavo bene. Ero arrabbiata, triste, sola. Così, a 17 anni, mi sono accorta di non riuscire più a dormire. Avevo 17, 18 anni. Mi addormentavo subito. Dormivo 2 o 3 ore. Poi mi svegliavo e mi rigiravo nel letto. Anni dopo, molti anni dopo, credo, iniziai a capire che le altre persone erano felici, o sembravano tali. Allora ho cominciato ad andare dal medico, poi da un altro e da altri ancora, ma ancora non riuscivo a dormire ed è continuato così. Sono stata da tanti medici per diverse ragioni e ho preso tante medicine diverse. Questa storia degna di nota parla della guarigione di una donna di 48 anni da una pesante depressione cronica, recidiva, durata una vita. La donna aveva sofferto di depressione dall'età di circa 10 anni. Aveva provato per molti anni tutte le possibili terapie, inclusi altri metodi, come la terapia del sonno, ma nulla era servito. All'epoca avevo 6 medici diversi e ho tentato varie cose e strade differenti. Sapevano uno dell'altro e facevano pur sempre qualcosa, ma nessuno aveva delle risposte, nessuno mi offriva un aiuto duraturo. Divenne sempre più disperata e solo quando arrivò nel circolo degli amici e cominciò a fare Einstellen, ad assorbire Heilstrom, si verificò una guarigione completa. Avevo sentito del circolo degli amici in un'intervista alla radio. Ne ascoltai solo un paio di minuti e l'unica cosa che sentii davvero fu guarigione spirituale, una conferenza gratuita e poi un po' di musica. La musica fu ciò che mi indusse a fermarmi e ad ascoltare. Circa 6 o 7 settimane dopo l'introduzione, notai che avevo dormito e mi fu chiaro. Credo di aver dormito 2 o 3 notti. Poi una mattina, mentre mi preparavo per andare al lavoro, mi accorsi che in cucina ballavo, mentre aspettavo il toast o quel che era. Pensai, ehi, ma che succede? E pensai, questa è la gioia. I was so happy. Ero così felice. E pensai. Non sapevo cosa pensare. Ero semplicemente felice. Ero così sorpresa. Pensai, ehi, la depressione non c'è più. Potevo dormire. Fu una tale sorpresa. Sapevo da dove proveniva tutto questo. Sapevo che veniva da Dio. Mi era arrivato attraverso lo Heilstrom, attraverso Bruno. Non mi ero mai sentita così. Era meraviglioso. Come psichiatra non ho alcuna spiegazione medica per questa guarigione. Risultati del genere non si ottengono nella medicina tradizionale e nel rampo psichiatrico. L'unica spiegazione che posso dare è che lei ha assunto Heilstrom, assorbito Heilstrom secondo l'insegnamento di Bruno Gröning. Questa è la spiegazione per la sua guarigione straordinaria. Con gli anni, nell'America del Nord, sempre più persone si sono interessate al circolo degli amici e sono sorte numerose comunità. Oggi si incontrano comunità ovunque, distribuite sull'intero paese, al nord, in Alaska, a cominciare dalla costa occidentale giù fino ai confini del Messico e poi distribuite per tutto il territorio fino alla costa orientale, dove ero stato molto implicato per arrivare fino in Florida.
Lì mi sono recato anch'io, talvolta volando avanti e indietro da Atlanta. Perfino da qui al Vermont, dove si è già ai confini canadesi, e si va più oltre. Oggi anche in Canada ci sono molte comunità. Subito dopo il confine c'è Montreal. Anche lì, in città, ci sono alcune comunità. Si è sviluppato tutto a una velocità estrema. Adesso ci sono molte, molte comunità. È diventato forte questo paese. Vengono anche sempre più medical doctors, cioè medici americani. Mi ero recato con mia moglie e un mio paziente a un'introduzione. Me ne andai via da lì e pensavo, qui davvero c'è qualcosa. In vita mia avevo già avuto a che fare con molte di queste faccende spirituali. Qui potevo sentirlo veramente sulla fronte. Uscito da lì, potei muovere di nuovo la mia spalla a 360 gradi. Prima potevo sollevare il mio braccio destro solo fino all'altezza della spalla. Lo dissi a mia moglie e lei rispose, lo sento anch'io, mi sento bene. Fu così che la settimana dopo andammo alla seconda introduzione. Lo percepimmo di nuovo. Poi siamo stati invitati a questo convegno e durante il convegno ho percepito una quantità incredibile di energia, così tanta che mi sono sentito come se avessi in me un raggio di luce, soprattutto in petto. Sentì parlare per la prima volta del Circolo degli Amici e di Bruno Gröning attraverso un fax dalla Germania del dottor Blättner, pervenuto nel mio studio medico. Alcuni dottori tedeschi sarebbero venuti a Freeport, Maine, per presentare l'opera di Bruno Gröning. Andai allora sulla pagina internet e rimasi totalmente affascinata dalle guarigioni documentate. Al momento della conferenza io ero a casa, distante solo 5 miglia. Poca cosa, io sto sempre in giro. Dunque andai con mia sorella e incontrai un medico tedesco. L'Einstellen mi entusiasmò moltissimo e in qualità di dottore trovai che fosse di grande importanza diffondere questo insegnamento tra gli uomini. Non conosco nessun'altra associazione medica con dottori e altri operatori sanitari, soprattutto con medici che hanno un interesse per la guarigione spirituale e che mettono insieme il nostro sapere scientifico per verificare le guarigioni. Così l'opinione pubblica viene a sapere che esse accadono davvero. I have studied the role of the mind in healing for Ho esaminato il ruolo del pensiero nella guarigione per oltre 36 anni. I buddhisti hanno esaminato l'atteggiamento spirituale relativamente alla guarigione e altro da 2600 anni. È chiaro che il pensiero, nel processo curativo, è uno dei fattori principali. Tanto più siamo capaci di muovere il nostro pensiero in una direzione sana, tanto più esso influenza la guarigione, influisce sulla pace interiore, sulla qualità della nostra vita intera. Ai miei occhi, Bruno Gröning ha insegnato molte cose giuste. Abbiamo visto che coloro i quali sedevano e ascoltavano la sua conferenza sperimentavano la guarigione solo perché sentivano ciò che egli diceva e grazie all'influenza che esercitava sulle loro convinzioni personali. Sono idee tanto, tanto piene di forza ed è importante riconoscerle. Io ho percepito l'energia dello Heilstrom fin dall'inizio, ma attraverso i mesi e gli anni è diventata più forte. Sento sempre come un formicolio alle mani e spesso anche ai piedi, talvolta al viso e anche un senso profondo di pace, tanto che talvolta non vorrei smettere mai. Alcune volte resto lì per 20-30 minuti. Ho anche notato che in gruppo la corrente dello Heilstrom è molto più forte. Il convegno di New York non è l'unico a cui Dieter Häusler sia intervenuto in questa primavera del 2008. Per lui è importante continuare incessantemente il lavoro di sua madre e a prendersi cura di tutti gli amici in ogni parte del mondo. Cari amici, vi do il mio caloroso benvenuto qui a San Pietroburgo per il convegno di primavera del 1208. Als er am Mittag um 14 Uhr die Tagung begann,
og da så klokken 14, da kongressen begyndte, kom til at rive. Disse kraft er overalt. Cette force est présente partout. Sogar in Vietnam, in Hanoi. Im himmlischen Werk. Sagen Sie ja oder sagen Sie nein? Cari amici, per la prima volta oggi mi trovo qui a Betlemme. È un momento molto emozionante. L'incontro con una cultura completamente diversa. Il motivo per cui la gente diventa attenta all'insegnamento di Bruno Gröning sono naturalmente le guarigioni. Guarigioni che sono documentate dalla medicina e che possono essere riferite. Questo convince. Il secondo punto importante è, a parer mio, l'evidenza dell'elemento spirituale che si ritrova in tutte le religioni. Nel circolo degli amici di Bruno Gröning vengono uomini di tutte le culture e di tutti i credo, musulmani, ebrei o cristiani, induisti, buddisti o appartenenti a religioni naturali. Tutti trovano nell'insegnamento di Bruno Gröning una saggezza di vita che non contraddice la loro fede religiosa, ma la completa e l'amplia. Anche in Brasile abbiamo già delle comunità di una tribù indigene e anche là avvengono le guarigioni. Si vede, la gente non ha bisogno di saper leggere e scrivere, non deve essere andata a scuola o cose così. Si tratta dell'essenziale, del fondamento della vita ovunque ed è così bello poter aiutare la gente a ritrovarlo. L'insegnamento di Bruno Gröning è così facile e così elementare che possiamo effettivamente raccontare l'intera filosofia della vita, la filosofia della medicina, anche da medici, con frasi molto semplici. Anche gli uomini in Sud America hanno il diritto e la possibilità di conoscere questo insegnamento. Dalla metà degli anni 90, in Centro e Sud America, ci sono amici di Bruno Gröning. Anche qui all'inizio, come in molti altri paesi, l'esperanto è stato un importante mezzo d'aiuto. Il primo fra tutti è stato effettivamente il signor Humet, Alex Humet dal Belgio, il quale è anche spagnolo, e in effetti questa è per lui la lingua madre. All'epoca è andato a Cuba di sua iniziativa, cioè non incaricato dal circolo degli amici, per un congresso in Esperanto. Era un congresso regionale e lui era lì, e lì ha allacciato i primi contatti con Cuba. Poi è ritornato con alcuni indirizzi, ci siamo consultati e, beh, come si procede? Due mesi dopo, la signora Häusler spedì Robert Freigassner e Detlef Meyer a Cuba. Lì hanno fatto visita agli amici e fondato le prime comunità. Per me all'epoca era come una piccola avventura, perché sì, le auto, tutto era diverso da quello che conoscevo in Austria o in altri paesi europei. Non eravamo turisti in senso proprio, non ce ne siamo andati in spiaggia. Siamo andati direttamente tra la gente e abbiamo visto come viveva e anche in quali difficili condizioni talvolta doveva vivere. Eine Frau, an die ich mich heute noch gut erinnern kann, bei die haben sie praktisch hereingetragen und hingegangen. Una donna, della quale ancora oggi mi ricordo benissimo, fu praticamente portata dentro e sdraiata. Era solo pelle e ossa, tanto era dimagrita. Anche in quel caso non abbiamo chiesto della malattia, ma abbiamo semplicemente parlato della salute che altri avevano sperimentato. Lei era molto debole, ma stava lì e ascoltava. Circa un anno più tardi, a un congresso di Esperanto, ho incontrato un suo caro amico al quale ho anche chiesto della donna di come andasse. Egli ha detto, sì, è tornata al lavoro. Ciò era impensabile, allora, per chiunque l'avesse vista. Si sono verificate molte, moltissime guarigioni allora a Cuba, solo che il regime ci dava problemi con il divieto di associazione.
Ma loro davvero avevano l'insegnamento nel cuore, tanto che hanno sempre cercato dove potersi incontrare segretamente, in un qualsiasi soggiorno. Non era neanche possibile spedire materiale istruttivo, sarebbe stato subito requisito. Anche il contatto email era molto, molto complicato, perché lì tutto era posto sotto controllo. Così si è sempre cercato qualcuno che ogni tanto andasse a Cuba e lì si prendesse cura degli amici. Oggi ci sono comunità in quasi tutti i paesi del centro e del Sud America e sono avvenute già molte altre guarigioni. Anche qui un ruolo importante nella diffusione dell'insegnamento di Bruno Gröning lo giocano le conferenze medico-informative. Poi abbiamo semplicemente cominciato a presentare l'insegnamento di Bruno Gröning e queste guarigioni per via spirituale. Le conferenze informative hanno avuto luogo nel frattempo in Messico, Colombia, Ecuador, Paraguay, Cile, Perù, Argentina. Altri amici l'hanno fatto anche in Venezuela. Lo facciamo per amore e non riceviamo assolutamente alcun compenso in denaro o altro. Lo facciamo nel nostro tempo libero, praticamente quando siamo in vacanza. Mi prima esperienza con lo che è conferenze? Ho avuto la mia prima esperienza con le conferenze nell'ottobre 2006. Il dottor Castaneda si recò ad Arequipa per tenervi una conferenza e poi a Lima. E posteriormente nella città di Lima. De lì io tuve che agarrar la posta. Poi mi sono imbattuto nel gruppo e mi sono unito al viaggio. Siamo andati a Santiago, dove ho potuto fare la mia prima vera esperienza. Fu molto interessante, sebbene fossi un po' nervoso, ma con l'aiuto di Bruno Gröning è andato tutto bene. Lì ho ricevuto molta forza e da allora tutto è andato meravigliosamente. Siamo stati in Argentina, Paraguay, e tutto andava bene. Le conferenze erano bellissime. Si sono aggiunti molti nuovi amici. Anche Catalina Gabel, del Paraguay, conosce Bruno Gröning grazie ad una conferenza informativa con medici. Il dottor Blättner venne ad Assunción dopo una visita a Buenos Aires e tenne una conferenza davanti ai tedeschi. La cosa mi colpì talmente che il giorno dopo sono dovuta andare su internet a leggere quali altre informazioni vi fossero. Poi, semplicemente, lo sentì in me. Lo si deve pur far sapere agli altri che non esiste l'incurabile. Intanto, Catalina Gabel si occupa nel Circolo degli Amici dell'area linguistica spagnola di Centro e Sud America. A Lima si incontra con Gerda Nickelmaia, la guida della madrelingua portoghese del Brasile, e si confronta con lei. Gli anni in cui già in Brasile mi sono impegnata in molti progetti sociali, anche con i bambini di strada, ho sentito quanto poco sia possibile essere d'aiuto a queste persone. Qui nel Circolo degli Amici sento di avere un mezzo tra le mani per poter davvero aiutare questa gente. Dal 1997 padecì. Dal 1997 soffrivo di ernia del disco. I dolori erano terribili, spaventosi. Ho seguito diverse terapie, non solo in cliniche, case di cura, camere di decompressione, bagni termali, agopuntura, guaritori, naturopati. Facevo tutto quello che la gente mi consigliava. Io iba buscando la soluzione, no? Solo che i dolori che avevo erano spaventosi. Avevo bisogno continuamente di antidolorifici. Quando mi veniva uno di quegli attacchi terribili, i medici dovevano darmi il Neurobion insieme al Voltaren. Cioè non uno o l'altro, ma entrambi contemporaneamente. Perfino l'infermiere che talvolta veniva e mi faceva le iniezioni per 4 o 5 giorni non voleva darmi dosi maggiori perché aveva paura che potessi riportare danni agli organi interni, tanto erano forti le medicine.
Había que ayudarlo a igienizarse cuando le venían estos dolores. Quando arrivavano i dolori dovevo aiutarlo a sedersi. Era una situazione difficile per la famiglia, ma abbiamo cercato aiuto, medici, guaritori, terapeuti e tutto il possibile. Tutti hanno detto che era praticamente incurabile. Ya le habían dicho que ya prácticamente era incurable. Bueno, en el transcurso de estos 9 años, los médicos me... Nel corso di questi 9 anni, sulla base delle radiografie e delle risonanze magnetiche, i medici hanno stabilito che avevo più ernie del disco, cioè avevo ernie in 3 punti diversi della colonna vertebrale. Quando arrivavano gli attacchi, erano così forti che mi contorcevo. Potevo rimanere piegato per giorni dal dolore. Sentivo un male terribile dal collo lungo tutta la colonna vertebrale e sentivo i muscoli contrarsi. Era terribile il dolore che sentia, no? Si trattava di una modificazione a più livelli della colonna vertebrale. Nei settori da L2 a S1, vale a dire dalla regione lombare fino al coccige. Questi cambiamenti sono evidenti con il restringimento del canale spinale, la cosiddetta stenosi foraminale, che causano dolori molto, molto pesanti. Nel 2003 andai a San Borja e seppi di Bruno Gröning e della guarigione per via spirituale. Mio marito era in viaggio. Quando tornò glielo raccontai e mi rispose che non lo dovevo gravare così. Mia sposa mi commenta. Le dissi, no, non venire qui con queste cose ridicole. Pensavo che una guarigione per via spirituale fosse impossibile. Per me in quel momento era una cosa totalmente assurda. Non le hice caso, le dije, no, me vengas con cosa. No, non l'ascoltavo e le dissi, non venire qui con questa roba. Io credevo ciecamente ai medici e alla medicina scolastica. Questo accadeva nel giugno 2003. Soffrì ancora fino alla fine del 2003, per l'intero 2004 e nel 2005 arrivò un giorno in cui non potei più sopportare il dolore. Avevo le lacrime agli occhi e dissi a mia moglie Betty, «Dai, mettiti in contatto col circolo degli amici. Vediamo dove devo andare. Io non ce la faccio più». Poi andammo dal signor Arturo Valdés. All'inizio lo portavo io con l'auto. Poi ha acquistato sempre maggiore fiducia e è andato da solo ed era molto più felice. Non ha avuto più così tanti dolori. A quel punto facevo poche punture. Un giorno non presi più nemmeno una pasticca, non feci neanche un'iniezione e il busto che portavo giornalmente, lo indossavo la mattina e lo toglievo la sera, insomma, un giorno mi dissi, adesso per oggi lo metto via, vediamo che succede. Di punto in bianco non ebbi più bisogno del busto e neanche di iniezioni o pasticche. Poi ci fu una conferenza a Lima nell'ottobre del 2006 e alcuni giorni prima feci delle radiografie. Il dottore le guardò, le confrontò con le precedenti e non ci poteva credere. Le riguardò ancora e disse, «Amico mio, sei guarito!» È incredibile. Curato, sta curato, questo è incredibile. Alcuni giorni più tardi conobbi il dottor Jorge Castaneda e disse la stessa cosa. Era stupefatto di fronte a questo miracolo che Dio ha operato nel mio corpo. La guarigione del signor Cabeza, che io del resto conosco anche personalmente, per me è emozionante. Che dopo tanti anni i malesseri siano spariti in così breve tempo è stupefacente e non spiegabile dal punto di vista medico. Dalla fine degli anni 90, anche nei paesi asiatici, ci sono amici di Bruno Gröning e comunità. Molto diversi sono la loro nascita e lo sviluppo nei singoli paesi. In Japan war so, dass die Frau Ebato, Japanerin in Deutschland, in München lebt. In Giappone è andata così che la signora Ebato, una giapponese che viveva in Germania, a Monaco, aveva sentito parlare del circolo degli amici.
Aveva ricevuto grandi guarigioni e divenne il suo desiderio del cuore che fossimo attivi anche in Giappone e vi fondassimo delle comunità. Così è accaduto. Con il suo appoggio abbiamo tenuto conferenze informative e siamo anche andati in Giappone praticamente ogni anno. La Thailandia ha cominciato così, perché c'era un amico in Germania che aveva ottenuto una grande guarigione dal cancro. Lavorava, come addetto, dell'ambasciata tedesca a Bangkok. Dopo quello che gli era successo, aveva il grande desiderio di sostenerci nei nostri inizi in Thailandia. E l'ha anche fatto. Dopodiché si è svolta una conferenza informativa ed è stata aperta la prima comunità. A un congresso in Malesia, a Kota Bharu, avevamo preso contatto con un professore di agopuntura, il quale ci invitò a Pechino. E così siamo stati anche lì. Devo dire che la cosa è stata per me ricchissima di esperienze. Solo pochissimi cinesi parlano inglese. È andata così che avevamo lì alcuni amici di Hong Kong, i quali erano in grado di parlare inglese e cinese, dunque di tradurre nei relativi idiomi. La cosa è stata accolta con grande interesse. Però non era possibile fondare comunità, perché le condizioni del paese non lo consentivano. E così ancora e sempre un su e giù per tutti i paesi ogni anno, ma sempre ancora c'è il pensiero: non è arrivato il momento di fare le cose in grande. Questa è semplicemente la fase della preparazione in cui riceviamo le traduzioni necessarie per organizzarci in vista di un tempo che arriverà. Nel giro di due settimane siamo stati in sei paesi e abbiamo fatto nel complesso 8 soste. Abbiamo cominciato con la Thailandia, passando prima per Singapore. Poi siamo stati a Bangkok e lì abbiamo avuto un convegno. Dalla Thailandia siamo andati a Tokyo, anche stavolta viaggiando di notte. Siamo arrivati a Tokyo sabato mattina presto. Ci sono venuti gentilmente a prendere e siamo andati direttamente al convegno, che si è svolto sabato e domenica a Tokyo. Da Tokyo siamo andati con l'aereo ad Hanoi, nel Vietnam. Una volta lì abbiamo preso il volo per la città di Ho Chi Minh, che una volta era Saigon, e anche lì abbiamo trovato la comunità. Anche lì erano riuniti. Poi una sera abbiamo tenuto un'ora di comunità. Qui in Vietnam è cominciato tutto nel 1999, con un congresso per l'Esperanto. E nel 2007 è successo qualcosa di particolare. Per la prima e unica volta lì fu presente la signora Häusler. All'epoca avevamo bisogno ad Hanoi di una nuova guida di comunità. L'ultimo giorno, prima di andare all'aeroporto, avevamo ancora un'ora e mezza di tempo per incontrarci di nuovo con gli amici. Durante questo incontro abbiamo conosciuto la signora Nguyen. Fummo felici che con coraggio accettò di assumere la guida della comunità. All'epoca non sapevo cosa dovesse fare una guida di comunità e non sapevo nemmeno se dovevo farla o no. Ma questo sapevo con precisione, che gli amici tedeschi erano venuti da noi solo per aiutarci e volevano portarci cose buone. Per questo ho detto di sì quando la signora Häusler mi ha chiesto se volessi diventare guida di comunità. Nella nostra comunità, finora, abbiamo avuto molte testimonianze di successo e anche l'aiuto, e io sono molto, molto grata. Dann waren wir von dort aus in Jakarta, dann waren wir noch in Singapore. Da lì siamo andati a Jakarta, poi di nuovo a Singapore.
L'ultima tappa dopo Singapore fu qui in Australia. Siamo arrivati la mattina qui a Sydney, volando di notte da Singapore, e il pomeriggio c'era il convegno. Avevamo singoli contatti per mezzo di amici che erano emigrati dalla Germania e che erano già nel circolo, anche attraverso legami di parentela da qui verso la Germania. Così è sorto il desiderio, prima di tutto, nelle città di Sydney e Melbourne, dove si sono cercati contatti. Si pianificò poi un viaggio a metà degli anni 90 e fu così che lì nacquero le prime comunità. Sì, io sono arrivata a Sydney nel 2000 e allora c'erano in Australia alcuni amici. Anche a Sydney si era appena costruita una nuova comunità, di cui avrei preso la guida dopo un po'. Per molto tempo avemmo una comunità a Sydney e una a Melbourne. Ma abbiamo tenuto conferenze informative anche a Canberra, a Atherton, nel nord, a Queensland, e così si sono radunati sempre più amici. Abbiamo notato che lo Heilstrom agisce dappertutto. Tanti si sono sorpresi di come lo si possa sentire in modo così forte. Io credo che questo sia un motivo per rimanere e anche per continuare a impegnarsi per il proprio bene e poi, grazie a ciò, sperimentare anche il successo. I am 72 years old. Ho 72 anni. Nel 1973 caddi da una parete di roccia e riportai danni alla colonna vertebrale, nei punti L4, L5 e S1. I medici mi dissero che prima dei 45 anni mi sarei ritrovato su una sedia a rotelle. Non potevo stare seduto a lungo, non potevo nemmeno stare a letto, guidare la macchina, e io sono pompiere. Normalmente guido il camion dei vigili del fuoco. Era diventato molto pesante, il lavoro era molto duro. Prendeva una quantità di antidolorifici, antinfiammatori e persino farmaci contro gli antinfiammatori per evitare le ulcere. Mia moglie mi portò a un incontro di Bruno Gröning. Si era incuriosita a causa di una foto che aveva visto da un amico. Ad ogni modo andai all'incontro. Da allora posso fare tutto quello che voglio. Posso sollevare pesi, riesco a guidare e la troupe del film qui può testimoniare che adesso posso guidare un bus senza problemi. Adesso è di nuovo tra i pompieri, combatte il fuoco, si arrampica sulle montagne, nuota, va per la città in bicicletta, svolge una gran quantità di lavoro, è un uomo molto forte, come se non gli fosse mai successo niente. Siamo tanto, tanto felici. Posso solo dire che ringrazio Dio per la guarigione che ho ottenuto. Sì, questa era l'Australia e la Nuova Zelanda era sempre laggiù, lontano, dietro l'orizzonte, anche dall'Australia. Era sempre stato il mio desiderio andare lì una volta o l'altra. È proprio dalla parte opposta della Germania. Quest'anno è stata la prima volta anche per me. Lì ci sono intanto due città in cui si trovano amici e delle comunità, cioè Auckland e Wellington. Nell'autunno dell'anno scorso, il signor Knöringer e sua moglie vi hanno tenuto per la prima volta delle conferenze e sono sorte le comunità. Poco prima sono stato sulla carta geografica qui su a sinistra, in Alaska, e adesso sono qui in Nuova Zelanda. Qui giù a destra, nell'angolo più basso. Questo mi ha reso consapevole di quanto è diventato grande il circolo degli amici di Bruno Gröning, che in questa parte più alta a sinistra esistono davvero delle comunità e che adesso se ne possono costruire anche nell'angolo più basso a destra. Devo dire che adesso praticamente l'insegnamento è davvero tutto intorno alla Terra. L'anello di cui parlava Bruno Gröning ora si è veramente chiuso. Bruno Gröning ha detto: «La Terra minaccia di frantumarsi. Io pongo un anello intorno ad essa, così non potrà rompersi. Questo Heilstrom per me travalica tutti i confini religiosi, porta la pace al pianeta».
Per noi questo mondo è così importante. La diffusione della guarigione spirituale di Bruno Gröning e del Circolo degli Amici su tutta la Terra. Molti di noi avvertono che questa è un'energia profonda, che proviene da Dio, che possiamo fare questo per i nostri amici e le nostre famiglie. E tanto più noi diventiamo forti, tanto più lo diventano anche loro. Si dilaga come un incendio. E credo che se abbastanza persone lo facessero, cosa accadrebbe? Gli uomini pieni di pace favorirebbero la pace, e pace sarebbe. È un gruppo questo che ha trovato la sua sede in Germania. Abbiamo gruppi a Gerusalemme. Ciò mi commuove sempre. La guarigione. Solo di questo si tratta. Healing. It's about. Im Jahre 2002 kam ich nach Israel und habe in Jerusalem eine Gemeinschaft. Nel 2002 mi sono recata in Israele e a Gerusalemme ho ottenuto un'ora di comunità. Arrivò una donna, era molto scettica e si sedette con fare analogo. All'incirca, a metà dell'ora di comunità, cominciò a piangere, in modo violento. Poi si calmò, via via sempre più, e alla fine dell'ora ci ha confidato che era venuta con un grandissimo odio verso i tedeschi. Aveva sempre davanti agli occhi l'immagine di ciò che allora, da bambina, durante le persecuzioni ebraiche, aveva dovuto vivere. Tutta la sua famiglia è stata uccisa dai tedeschi. Lei fu l'unica sopravvissuta. Und sie war die einzig Überlebende. Und so saß sie vor mir und ich stand vor ihr als Deutsche. Così lei sedeva di fronte a me e io, tedesca, ero in piedi di fronte a lei. Sì, dopo tutto questo, lei mi ha abbracciato ed è stato un autentico legame di cuori. Ha detto di essere libera. Non aveva più odio. Per lei fu qualcosa di grandioso. Großes. Ich stamm von Galizien, Polen. Heute ist das Ukraine. Io vengo dalla Galizia, Polonia, oggi Ucraina. Sono stata nel ghetto di Nadvorna, presso la città di Lemberg. Sono rimasta isolata dal resto del mondo per 13 anni. Non uscivo più. Für mich das was kommen von Deutschland, Leute. Che arrivino gli amici di Bruno dalla Germania è per me un miracolo grandissimo. All'inizio non ci credevo quasi per niente. Das Anfang fast unbeglaubt. Unbeglaubt. Credo sia una grande storica. Mi mancano le parole per dire in tedesco cosa significhi per me che dalla Germania, dal popolo tedesco, vengono da noi con tutto l'amore, persone dal cuore aperto per aiutarci. Ed è qualcosa di meraviglioso poter far questo, in quanto tedeschi che non hanno una bella storia alle spalle nel Terzo Reich. Portare agli altri popoli quella che davvero è una buona novella, qualcosa che significa veramente salvezza. Lo abbiamo sperimentato quando eravamo in Inghilterra, proprio in questi posti. Londra, Birmingham, Manchester. Le tre città, lo abbiamo saputo dopo, che furono le prime a essere bombardate. Ci ha toccato molto da vicino ed anche essere stati accolti con amore. I fratelli Damir e Ivo Kovacevic vengono dalla Croazia, ma sono cresciuti in Germania. Qui sono venuti a conoscenza alla fine degli anni Ottanta di Bruno Gröning. Nel 1995 Damir è tornato in Croazia per costruirsi una vita. C'era ancora la guerra nella ex Jugoslavia. Qui da noi l'odio era stato ben forgiato. Durante tutta la guerra, che sarebbe potuta scoppiare già prima, proprio a causa di tutto quell'odio, sono stati riportati danni spaventosi, anche negli uomini, anche a livello psichico. Quest'odio sempre presente, lo dico con consapevolezza, che è sempre stato presente.
Lo vediamo continuamente. Le persone vengono nel circolo degli amici, nelle comunità e attraverso l'assunzione della forza guaritrice, attraverso questa forza divina, semplicemente cambia il loro modo di pensare. Attraverso lo Heilstrom, attraverso la forza di guarigione, attraverso l'assorbimento e la frequenza delle ore di comunità, arriva la cognizione e poi anche il desiderio e infine la forza di consegnarlo davvero, quell'odio. Dunque l'odio lo si può consegnare. Poi arrivano i regali. Come prima cosa arriva la propria salute. Per esempio la nostra signora Beritich, guarita dal Sudek, lo ha sperimentato da sé. Nel 96 Vera Beritich subì una frattura alla spalla con paralisi dei nervi della mano sinistra e dell'avambraccio. Quando la paralisi passò, sorsero delle complicazioni, una cosiddetta distrofia di Sudek, con distruzione del tessuto e decalcificazione delle ossa. Malgrado le tante terapie, soffrì per 3 anni dolori insopportabili. Dopo 3 anni, i medici mi dissero: resterà invalida e avrà sempre forti dolori. Scoppiai in lacrime e continuavo a chiedermi: come posso vivere così? Loro avevano detto che avrei dovuto conviverci. Dovetti andare in pensione per invalidità. La mia vita era fatta solo di dolori. Mi sdraiavo con i dolori, mi alzavo di nuovo con i dolori. La vita senza senso. Inutile per me stessa e anche per gli altri. Fu allora che la mia cara amica mi invitò a una conferenza informativa. Guarigione per via spirituale attraverso l'insegnamento di Bruno Gröning. In 2 anni nulla cambia per Vera Beritich circa lo stato del suo braccio, però poi è un'esperienza drastica. Ero proprio in un'ora di comunità, a cui erano presenti oltre 50 persone. Mi presentai e mi sentii dire alla fine: «Ho le regolum, avverto l'odio in me e la sensazione di non poter perdonare. L'odio è un sentimento che davvero distrugge tutto». Di tutto questo non ero mai stata consapevole. Fu la prima volta che con tutto il cuore dissi: «Bruno, amico mio, prendilo via da me». La mattina dopo mi svegliai, una leggerezza, l'anima libera, e avevo una piccola immagine in testa, che il vero perdono è perdonare ciò che non si poteva più perdonare, compresi che il perdono è quando ci si libera dai pregiudizi, da questi pensieri verso qualcuno che ci ha feriti e al quale, invece di pensieri di odio, se ne inviano altri, pieni di amore. Solo quando divenni consapevole di questo odio, di questa rigidità mentale, di questa ferita, ottenni davvero la guarigione dalla distrofia di Sudek. C'era un grande convegno a Zagabria. Lì si sentì la voce originale registrata di Bruno Gröning. Mi strofinai il braccio e pensai: «Ma questo non lo puoi fare». E all'improvviso, subito, l'altro pensiero: «Fa vedere quello che ancora puoi fare». Poi chiusi la mano in un pugno e sollevai il braccio e piansi come non avevo mai pianto neanche nei giorni più duri, in cui ebbi dolori più forti. Ma la cosa più importante di tutte è che ricevetti forte il pensiero: «Dio, tu esisti davvero». Fino ad allora non avevo mai creduto in Lui. Aspettai circa 15 o 18 giorni, poi mi recai dalla mia dottoressa, che mi aveva seguita per tutto il tempo, e la pregai di visitarmi. Si ricordava di me e della mia diagnosi così dolente. Mi visitò 3 volte e alla fine disse: «Non è possibile! È impossibile, è incurabile, non esiste». Io la pregai: «Per favore, scriva quello che ha assodato». Ella scrisse che la mia mano era perfettamente guarita, la reattività sensoriale era nella norma, la pressione della mano forte e robusta. Da quel momento la mia vita cambiò completamente. Molti amici di Bruno Gröning hanno sperimentato come attraverso l'assunzione dello Heilstrom si siano liberati dall'odio o dai sentimenti di vendetta e come poterono perdonare i loro ex nemici. Nella ex Jugoslavia tali guarigioni sono particolarmente frequenti. Io ho studiato storia e ho visto che prima che l'odio tra i popoli venga nuovamente abbattuto, spesso ci vogliono generazioni intere. Non accade semplicemente così. Qui accade in modo stupefacente, nell'arco della stessa generazione. Io conosco una signora, per esempio, che ha detto: «Lì non ci andrò mai più».
Accade allo scoppio della guerra. Di tutto quello che è accaduto ho ritenuto responsabili i serbi, l'intero popolo. Con quel popolo non volevo aver più niente a che fare. Giurai a me stessa, quando questa guerra fosse finita e io fossi stata ancora in vita, che i miei piedi non avrebbero mai più calpestato suolo serbo. In un viaggio è venuta con noi e tutto finì lì. Sì, lei è di Sarajevo e lì è stata guida di comunità. Venne da lei a Sarajevo una donna serba chiedendole aiuto. Era un'amica. Lei era la sua guida di comunità e naturalmente l'ha aiutata. Aveva parenti in Serbia e lei aveva davvero giurato di non mettere mai più piede in territorio serbo. E ad un tratto un sì. Conferenza introduttiva in Serbia. È venuta con noi. Lo ha raccontato. E i 50 amici, gli amici serbi lì seduti, c'ero anch'io presente, avevano tutti le lacrime agli occhi. Lei lo ha raccontato davanti a tutti. Parlai di com'era allora Sarajevo e di come lì avevo resi tutti responsabili dell'accaduto e anche io non volevo aver niente, assolutamente più niente, a che fare con nessuno di loro. Eppure adesso sono qui e sono felice di esserci e di poter vedere tutti e semplicemente di parlarne, di quale regalo avessi ottenuto con ciò. Riconobbi che ero finalmente libera, che non c'era più alcuna rabbia e che si deve perdonare. Quando ebbi finito, ci fu il silenzio. Quando li guardai, vidi che piangevano. Nessun occhio restò asciutto. C'erano molti uomini e donne là. Mi resi conto che tutti avevamo sentito qualcosa di simile e che adesso, attraverso l'insegnamento, avevamo ricevuto la grazia di essere nuovamente liberi. Liberi da questo sentimento che ci rendeva infelici, senza che lo sapessimo. Molti di noi non lo sapevano. Questo fu ciò che rese tutto così speciale. Io sapevo che per me era qualcosa di particolare e fui così grata, sono così grata di essere in questo circolo degli amici. Quello che sperimentiamo, quello che succede. Per esempio, siamo andati a Belgrado e abbiamo visitato le comunità. Ci hanno accompagnato diversi amici dalla Croazia e dalla Slovenia. Hanno partecipato, si sono seduti insieme per ore, hanno parlato insieme dell'insegnamento. È assolutamente geniale. Adesso c'era il convegno a Zagabria. Lì per la prima volta sono venuti 25 amici dalla Serbia. Non erano mai stati così tanti. È che lì degli uomini, non dei politici, che in qualche modo agiscono politicamente, che normalissimi cittadini di Serbia e Croazia partecipassero e parlassero insieme. Io non so se altrove accada qualcosa di simile. Per me era del tutto eccezionale. La cosa mi riempì particolarmente. Mi ha anche dato la spinta a continuare sempre. Nel maggio 2013 a New York, il Circolo degli Amici di Bruno Gröning è stato insignito di un onore speciale. Nella Cappella Ecumenica Tillman delle Nazioni Unite, la World Peace Prayer Society consegna a Dieter Häusler il premio Peace Paul per la pace per il Circolo degli Amici, un riconoscimento con cui in passato sono state onorate altre personalità importanti, come i premi Nobel per la pace, Madre Teresa di Calcutta, il Dalai Lama e Papa Giovanni Paolo II. Good afternoon, everyone. Welcome to the United Nations. Il World Peace Prayer Society, abbreviato WPPS, è un'organizzazione non governativa associata alle Nazioni Unite e si è prefissata lo scopo di raccogliere gli uomini della Terra sotto il motto «Possa esservi pace sulla Terra». Il premio è stato consegnato dalla rappresentante delle Nazioni Unite del WPPS, Reverendo Deborah Moldov. È davvero speciale e molto opportuno che ci siano qui gli amici di Bruno Gröning. Proprio adesso, in questo tempo che il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha definito i tempi del grande cambiamento. Quando il nostro corpo è sano, la chiamiamo salute. E quando il nostro mondo è sano, la chiamiamo pace. Quando guariamo noi stessi, guarisce il mondo.
È per me un onore consegnare oggi agli amici di Bruno Gröning un premio per la pace. Bruno Gröning, today. And so with gratitude for the Così, con gratitudine per il lavoro bello e disinteressato degli amici di Bruno Gröning, vorrei consegnare in nome del World Peace Prize Society il premio Peace Paul a Dita Häusler e Susanne Royce. Thank you so much. Thank you so much. I see it's a sign. Io questo lo vedo come un segno per Bruno Gröning e la sua opera. E lo vedo come un segno per tutti gli amici di continuare il suo lavoro, di diffondere sulla terra pace, amore e salute. Thank you so very much. Thank you very much. Bruno Gröning always said that he came for all mankind. Bruno Gröning ha sempre detto di essere venuto per l'umanità intera, davvero per ognuno di noi. Nel circolo degli amici di Bruno Gröning non ci sono barriere linguistiche, non esistono confini tra i paesi. Noi capiamo che tutti gli uomini sono uguali, che tutti nella vita hanno gli stessi desideri, che dappertutto tutti gli uomini e tutte le donne vogliono la pace per la loro vita, la pace interiore e la pace nel mondo, la compressione. Vogliono essere amati e nel mondo esprimere amore. Questo è il nucleo del messaggio di Bruno Gröning.